Allora Frank, non fai mai gol banali, raccontaci un attimo com'è stato il tuo gol. No, diciamo che in questa azione, appena ho visto che Meite mi stava dando il pallone, ho capito che comunque era una zona pericolosa dell'area e quindi subito col primo controllo ho cercato di posizionarla in una maniera da riuscire a tirare e sono contento che poi il tiro abbia preso il giro voluto. Senti, volevate salutare la Serie A con una vittoria, che è stata una bella vittoria, meritata direi, da quello che si è visto in campo. Sì, assolutamente, era importante per dare un segnale anche ai tifosi che ci sono sempre stati dietro, che non ci hanno mai mollato. Volevamo far capire che anche noi eravamo legati a questa stagione, a questa categoria e che quindi l'avremmo onorata fino alla fine. Senti, per te a livello personale che stagione è stata? È stata una stagione un po' come un diesel direi, nel senso che ho iniziato a rilento, però ho sfruttato ogni allenamento anche nella prima parte della stagione per imparare e per cercare di essere pronto quando l'occasione sarebbe arrivata. Ho sempre pensato in cuor mio che avrei iniziato ad avere le mie chance e sono contento che poi da gennaio fino ad oggi sono riuscito a dimostrare un po' delle mie qualità. Adesso nel tuo futuro che cosa vedi, che cosa c'è? Sinceramente adesso non lo so perché appunto questa stagione comunque è stata molto intensa anche a livello emotivo e quindi penso che adesso sia giusto staccare un po' la spina e poi quando ritornerò in ritiro con la Cremonese vedremo cosa succederà.